Ma io non mi sento vecchio. Non mi sento vecchio, debole sì. Di fatto ho bisogno del bastone per appoggiarmi e da qualche tempo anche del braccio di chi mi sta a sinistra per appoggiarmi, se no. Ma vecchio no. E poi quello che avverto in modo particolare, e penso che sia una grazia particolare del Signore, è che sull'altare, quando celebro e quando predico, mi sento di 25, massimo di 35 anni. Mi sento veramente giovane. Ha scritto il rabbino Giuseppe Laras poco prima di morire. L'età ha fiaccato il mio corpo e l'essere stato un fumatore indefesso ha dato abbrivio a una serie di patologie che rendono evidenti fragilità e forti rischi. Il corpo umano è meraviglioso, un prodigio di bellezza mirabile che ti permette di accarezzare chi ami, di dare luce e spessore alle persone che incontri e che trascorreranno con te parti più o meno estese della tua e della loro vita. Ti permette di assaporare l'aria fresca della pioggia che momentaneamente ha sconfitto la canicola estiva. Ti permette di annusare i balsami delle piante e i manicaretti preparati da mani amorevoli. Il corpo umano ci attrae, catalizza la nostra attenzione e rende vera e concreta la nostra esistenza. Due occhi verdi stupendi, bellissimi. È bastato uno sguardo, poi rivederci ed eccoci qui dopo quasi 50 anni. È stato importante per lei essere bella? Ma io non sono bella però, quindi sono sempre stata normale, quindi certo quando uno è giovane cerca di essere, di mettersi ancora meglio, di essere più carina, di saper... Insomma, di avere una certa, delle certe chance in più, insomma, uno si accomoda, no? Che insegnamento darebbe oggi su questo ai giovani? Di non esagerare, perché giustamente avere un... essere carini, sapersi mettere, è una virtù e anche una cosa carina per tutti. Ho 75 anni. Ma diciamo di non stare mai in ozio, di stare sempre in movimento, di attivarsi anche con le preghiere se necessario. Le preghiere le hanno fatto cambiare anche lo stato di salute, migliorandola? No, non sono arrivato a questo punto fortunatamente, Perché non ne aveva bisogno? Perché appunto non avevo assolutamente bisogno. Cerco di cavarmela nel limite del possibile con le mie forze. Quando non sono sufficienti allora bisogna ricorrere a richiedere l'aiuto oltre, molto oltre. Immagini mai come sarai tra 40 anni, tra 60 anni, cioè con tutto un altro aspetto fisico? Beh, speriamo di non peggiorare tanto. Speriamo di essere sempre una persona giovanile. Quando è che ha capito che il corpo aveva bisogno di cure? Tanto, tanto, tanto tempo fa. Con mia moglie dico sempre questo, siamo una squadra, ci dobbiamo supportare e sopportare, quindi andiamo pienamente d'accordo in tutto e per tutto. Quanti anni di matrimonio? 44. Cos'è stata la cosa più importante nella vostra vita? Tutto. Tutto, tutta la nostra esistenza. Antonietta, secondo lei è importante il tempo che passa? Sì, è molto importante per me, perché passa e ti fa capire un sacco di cose. Da giovane non si capiscono tante cose, quando uno diventa grande impari. Lei quando si è sentita grande? Ancora non mi ci sento grande io,
È stato bello perché ho maturato moltissimo in questi anni che sono passati. Sa, quando uno è giovane pensa tante altre cose, riflette su tante altre cose, e mentre quando diventi grande più vai avanti, come le dicevo prima, e la fede matura se hai il dono della fede, se riesci ad avere il dono della fede. Depende de che depende. Según como se mire, todo depende. Conta molto il fatto che sei un bel ragazzo nella tua vita? No, perché non, diciamo che non lo ritengo tale. Ma un bel ragazzo non lo so, per me non è nemmeno tanto importante. Diciamo che l'importante è non sembrare una persona cattiva, una persona brutta. Questo. Che bonito se l'amor. Más que nunca en primavera, y mañana... È inevitabile che nel nostro tempo il corpo sia così importante? Sì. Perché? Noi siamo, sì, è vero, esseri in anima e corpo, però viviamo qui ora. Siamo creature terrene, viviamo del materiale e dunque, diciamo, non facciamo altro che rispecchiare quello che siamo. Tentiamo fondamentalmente di dare il massimo del nostro involucro terreno. Da giovane il corpo l'ha mai tradita? A me? Quando mai l'ha tradita? Il corpo che tradisce l'anima. Vabbè, insomma, a seconda di come prendiamo queste parole, certo, se il corpo vuole essere soddisfatto in mille modi, in mille maniere, è logico che giriamo le spalle a Gesù Cristo e ci mettiamo col diavolo, col corpo, con le soddisfazioni di questo mondo. Ma insomma, è il corpo, grazie a Dio mi ha aiutato sempre. A 10 anni stavo per morire di malaria, a 10 anni, e mamma non tenevi soldi per il viaggio. Oh, signore, ha detto, vatti a guadagnare, oh padre, vatti, ce la vediamo dopo. E siamo arrivati a 94 anni. Oh. Lei aveva capito da subito cosa significava il suo matrimonio? Sì, dalla prima volta che ci siamo visti e incontrati. E attraverso cosa? È stata una cosa molto singolare. E lei com'era? Beh, avevo 50 anni di meno. Era un bell'uomo, un bel ragazzo a quei tempi, perché 25 anni era un bel ragazzo. Ma non hai mai pensato che c'è qualcuno che magari ha uno spirito meraviglioso, ma un corpo che non corrisponde? Sì, sì, sicuramente. Ma c'è anche viceversa, persone con, non so, un aspetto meraviglioso, uno spirito proprio letteralmente lercio. Tanti, tanti. Sì, 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 assolutamente. Però, voglio dire, ci vorrebbe un mix, esatto, ci vorrebbe un giusto mezzo, come in tutto. Ma al di là degli ideali, tu... In concreto, nella tua vita, ti senti in armonia spirito e corpo? Oddio, no. Dico sinceramente no. Qual è il primo pensiero quando pensi ai tuoi bisnonni, nonni, insomma, ai vecchi che veramente ami? Ah beh, soprattutto il pensiero che avevano per gli altri. Perché io ricordo la mia bisnonna che era una lavoratrice, secondo me non ce ne saranno più di persone come erano i bisnonni di una volta. Lei aveva proprio quel modo di fare che si cioè era sempre rivolto verso gli altri, si alzava la mattina subito per cucinare per gli altri. Come ti vedi quando avrai dei figli e quando sarai anche nonno? Come mi vedo? Io spero di poter essere il migliore educatore possibile. È una persona proprio
che tu non solo ami, ma vorresti quasi essere come lui. Mio babbo. Perché? Perché è una persona che io ho sempre stimato. Sicuramente entriamo in conflitto in innumerevole quantità di volte, questo è indubbio, però è una persona che ho sempre stimato, non si può non stimare un uomo come lui. Che sta bene con se stesso. Sì, sì, un uomo eclettico, poliedrico, che è acculturato, che è sempre riuscito a fare tutto, cioè ha sempre messo il massimo in quello che faceva, magari non è riuscito, però ha sempre messo il massimo. E sta bene. Ah, mio Dio. Il 6 di gennaio, compio 94 e mio padre è morto a 104 anni. Quindi se io arrivo a 104 all'età di mio padre, una decina di anni di proroga, il Signore me le darà, e arrivo a 114. Quanto è bella la natura, la mattina quando mi sveglio e scendo e vedo il cielo azzurro, quanto è bella la natura. E penso a San Francesco che cantava, laudato sii mio Signore, per fratello nostro, sole, madre nostra, terra, la luna, le stelle.